Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo qui nel complesso religioso di San Pio da Pietrelcina per raccontarvi, a questo indirizzo di posta elettronica arrivano tante mail, ecco, raccontarvi le vostre storie, come Padre Pio è entrato nella vostra vita. Ce lo ha raccontato Monica, una donna di Napoli che racconta la sua esperienza, un'esperienza che ha cambiato profondamente la sua vita e quella di suo marito Ugo, avvicinandoli a Padre Pio in un modo che mai avrebbe immaginato. Non mi sono mai sentita attratta da questo frate santo, dice Monica, anzi, un po' mi incuteva timore. Diversamente da lei, Ugo invece ha sempre nutrito una profonda devozione per Padre Pio dai tempi dell'infanzia. 2015, Ugo fa un sogno molto particolare. Si trova in un lungo corridoio dove una signora gli si avvicina con una torta in mano, una candelina accesa e gli dice: vai adesso da Padre Pio e ora lo vedrai ancora più bello. Questo sogno per anni è stato solo un ricordo, si rivelerà poi profetico, potremmo aggiungere noi. Già da tempo Ugo era alla ricerca di un libro, un vecchio libro che lo aveva colpito quando era ragazzo, su Padre Pio, e a febbraio 2024, dopo tanta fatica, riesce a trovarlo usato. Inizia a maturare l'idea di fare un viaggio qui a San Giovanni Rotondo, ma i costi di un soggiorno vicino al santuario lo scoraggiano. Davanti ad un'immagine di Padre Pio, Ugo pronuncia parole semplici ma piene di fede: Padre Pio, se ci vuoi lì da te, pensaci tu a farci venire. Dopo alcuni giorni di attesa, un'amica di Foggia, in realtà una semplice conoscente con cui Ugo aveva solo contatti via web, li contatta per sapere della loro disponibilità per un viaggio qui a San Giovanni Rotondo dal 24 al 27 maggio. Ugo accetta senza esitare e subito la donna rivela loro: non dovete fare niente, è tutto pagato, Padre Pio vi vuole qui, è lui che lo ha deciso. Sorprendendoli, questa signora spiega che aveva ricevuto dei soldi e sentiva nel cuore che doveva far loro dono di quel pellegrinaggio. Il tempo passa e mentre i giorni si avvicinano, Ugo continua a pregare in chiesa, dove c'è anche la statua di Padre Pio nella loro parrocchia. E proprio rivolgendosi a Padre Pio, lui dice: Padre, siete contento che io e Monica veniamo a San Giovanni Rotondo? Subito dopo, la corona appesa alla mano benedicente della statua inizia a dondolare. Ecco, forse per lui è un'impressione, ma effettivamente accade, anche se era impossibile, racconta, che ci fosse vento in quel luogo. Monica, che era lì con lui, avverte anche una forte emozione, un misto di timore, di gioia. Arriva finalmente il giorno della partenza, il loro arrivo qui a San Giovanni Rotondo, vivono un'esperienza unica, racconta. La prima notte Ugo sogna fra Modestino, il quale gli dice che Padre Pio li aveva chiamati lì perché li voleva come suoi figli spirituali, e nei giorni successivi Ugo e Monica sentono così una grande attrazione, una grande relazione profonda proprio con Padre Pio. Non riescono a staccarsi da questi luoghi, dalla tomba, dalla cella, dei vari percorsi, tornano più volte allora per percepire ancora la presenza. Quando il pellegrinaggio finisce, la malinconia, possiamo immaginare, è grande. Monica, inizialmente scettica, si era trasformata in una devota fervente di Padre Pio, soprattutto anche affidandosi a Dio, insieme a suo marito. Il sogno del 2015 si è realizzato, conclude Modica. Una signora ci ha invitato ad andare da Padre Pio. Siamo stati lì nel giorno del compleanno di Ugo. E ora mio marito lo vede davvero più bello, con una devozione ancora più forte.